Ciao Simone, volevo chiederti un'altra vittoria convincente, aumentano i rimpianti per quel risultato di Genova che insomma non meritavate, oggi magari staremo a fare altri discorsi. Ma sì, sicuramente, però sono molto soddisfatto della squadra, di quello che mi sta dando e di quello che sta creando, perché gioca, convince, crea occasioni. Penso che stiamo ottenendo il massimo, bisogna continuare perché manca una partita alla fine, incontreremo la Fiorentina, giochi fatti e noi non ci interessa, giochi fatti, giochi non fatti, faremo il massimo anche per battere la Fiorentina. Sì, ciao Simone, intanto complimenti sia per il lavoro che hai fatto in questi 40 giorni, anche per la partita di oggi, perché dimostri grande capacità di cambiare anche la squadra in campo, di interpretare la partita nel primo tempo, possesso palla, nel secondo l'ingresso di Onazzi, hai cambiato anche un pochino il modulo, sei passato a 5, ecco, la squadra ti ha risposto e ti sta rispondendo anche dal punto di vista dell'interpretazione tattica, quindi volevo sapere la tua analisi della partita e poi ti faccio un'altra domanda. Ma sì, penso che ci siamo sacrificati, abbiamo sofferto quando era il momento, ma penso che abbiamo vinto meritatamente. Poi insomma avevamo qualche problemino dietro perché c'avevamo Marisio ammonito, Bisevac che aveva problemi alla schiena, abbiamo stretto i denti e poi dopo 20 minuti ci siamo passati a 5 perché volevamo togliere un po' di profondità al Carpi perché anche con l'ingresso di Lasagna ci stava creando qualche problema sulla profondità, siamo passati a 5, il quarto d'ora prima della seconda dell'espulsione di Biglia penso che non rischiavamo più, infatti avevamo fatto il 3-0, poi siamo rimasti addirittura in 9. Mi spiace perché mancherà Giorgevic l'ultima partita che per noi è un cambio importante perché è un ragazzo generoso che si impegna, però insomma magari speriamo di recuperare Matri e poi bisogna proseguire. E come ho detto prima, adesso abbiamo ancora una partita che manca a testa alla Fiorentina. Senti, è inevitabile parlare anche del futuro. Ti No. aspetti la conferma che hai con Lotito che appuntamenti avete? Quando ne parlerete? Perché? Ma guarda, sono molto sereno, nonostante quello che si dice, si scrive, perché a volte bisogna anche farlo, scrivere, dire. Dopo la Sampdoria si è scritto tanto, forse è troppo, ma io ero sereno perché chi capisce di calcio aveva visto che partita avevamo fatto a Genova. Poi è normale, conosco Roma, conosco le situazioni, è inevitabile che si potesse scrivere e dire, si è scritto anche dopo la vittoria con l'Inter, è detto, quindi nessun problema, tantissima serenità. Penso che io e il mio staff stiamo dando tutto perché ci siamo voluti giocare al meglio questa opportunità e penso che lo stiamo facendo anche bene. Però, come ho detto prima, manca ancora una partita con la Fiorentina e vogliamo farla nel migliore dei modi. Buonasera mister, innanzitutto complimenti per il lavoro che ha svolto quando è Grazie. sulla panchina Lazio. Sul suo futuro ha già risposto, quindi le chiedo una cosa più sul futuro della squadra. Anche per come ha interpretato la partita oggi la Lazio, visto nel primo tempo specie grande spinta anche sugli esterni con Basta e Candreva che hanno fatto un grande lavoro, li ha anche invertiti, Felipe Anderson. Qualora qualcuno dovesse partire, la Lazio dovrebbe secondo lei insistere con questo schema di gioco e comunque qualora qualche interprete prezioso, penso anche a Biglia, dovesse lasciare la squadra, la Lazio dovrebbe insistere su questo sistema o dove dovrebbe intervenire, insomma. Grazie. Ma sai, di mercato ne ho parlato anche alla vigilia del Carpi. In questo momento non mi va di parlare di mercato. Su una domanda specifica di Biglia ho detto che è un top player e la Lazio dovrebbe ripartire, però in questa squadra ce ne sono altri, perché io ho parlato solo di Biglia perché mi è stata fatta la specifica su Lucas. Ce ne sono altri, adesso manca una settimana, testa all'ultima settimana, perché vogliamo concludere nel migliore dei modi la stagione e poi si parlerà di mercato dopo la Fiorentina. Buonasera, mister, ben ritrovato. Vanni Zagnoli. Com'è stato il suo impatto così giovane, parallelamente ad esempio a Brocchi, avventure diverse, un calcio diverso? Sta facendo onestamente molto bene, lei. Sì, no, ma il mio impatto è stato buono. Avevo la fortuna di conoscere il gruppo, di aver giocato con qualcuno di loro, come Radu e Mauri. E
massima serenità ai ragazzi fin da subito dal ritiro di Norcia, perché non era una situazione semplice, perché entrare a 42 punti dopo la sconfitta del derby con un calendario che ci si prospettava non dei migliori, con due trasferte attaccate, il turno infrasettimanale, non era un compito semplicissimo, però ci siamo messi assieme al mio staff a lavorare e abbiamo cercato di tirar fuori il meglio da questi calciatori. Ciao mister, i giocatori sono gli stessi che c'erano anche prima, oggi, eppure in queste partite in cui è stato lei in panchina i primi tempi sono stati completamente diversi rispetto a prima. Come ha trasformato questa squadra? E la seconda gliela faccio brevissima dopo. Ma no, buonissimo l'approccio, noi abbiamo cercato di lavorare anche su questo, perché era una squadra che quest'anno, ripeto, perché l'anno scorso questa squadra ha perso il secondo posto alla penultima di campionato, quest'anno aveva qualche problema, però tutte le partite abbiamo l'approccio giusto, entriamo bene in campi. Come è cambiato però? Questo è proprio l'approccio che penalizzava, certo, la parte precedente. Partiamo subito a mille, cerchiamo di interpretarla subito dai primi minuti, perché sappiamo che andare sotto potrebbe essere un contraccolpo pesante, invece la interpretiamo bene, abbiamo la fortuna di andare in vantaggio e poi siamo bravi a gestirla, eccezione fatta per Genova. Per la gestione chiudo, quando è entrato Giorgic volevi rafforzare un po' la difesa, volevi contenere il vantaggio con Giorgic? No, mi sono messo a 5 perché stavamo soffrendo un po' la profondità degli attacchi e Filip stava lavorando, poi purtroppo ha commesso una sciocchezza, ne abbiamo già parlato, pagherà per questo perché prenderà 2 o 3 giornate e non sarà disponibile a lungo. Mi spiace per lui perché, come ho detto, è un ragazzo molto disponibile che cerca di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Grazie. Ciao.